noi siamo stati a Comune insieme alle cantiere e Comune ha parlato chiaro, anzi ci è venuto incontro assorbendosi l'onore delle pulizie del mercato, però fare un versamento di 300 euro in banca come... E poi 350... Questa è una sorta di cauzione. Una sorta di cauzione. E poi 350 euro annue che ognuno paga per il banchetto e per stare là dentro, per avere pure tutte le convenienze che ci sono. Chi ha diritto ad avere un banchetto all'interno del nuovo mercato? Il tricattiere che regola, meno così dice il comune, le barche che sono in regola, i tricattieri che sono in regola, anche perché l'apertura non la fa più un tricattiere, ma la fa un vigile urbano e un impiegato del comune, fanno l'apertura. La nostra titubanza è se loro vengono di mattina, non so, ad aprire alle 8, alle 9 poi se ne vanno, noi torniamo a re alla stessa situazione. Noi siamo contenti. Guarda, io sono contento di pagare questi soldi, basta che ci sia pulizia, che la gente può entrare là dentro bella, senza sporcarsi le scarpe, senza... comprare pesce. E dove vuole andare va, se vuole andare da tricattiere va da tricattiere, se vuole andare da pescatore va da pescatore. Loro, un mio collega ha detto di pescatore un posto e tricattiere da un'altra parte, non è corretto, chi fa i versamenti prima, chi arriva prima a fare i versamenti, a fare la domanda, i versamenti e tutto, si sceglie il suo posto. Questa è la legge. Posto che resterà comunque poi per tutto l'anno appunto a chi per primo ha fatto richiesta. Sì, sì, questo è giusto, ma il comune vada, ci è venuto incontro per questo, per levare anche questa cosa che c'è in mezzo alla strada. Che tempi prevedete per la sistemazione? Perché prima, la prima delle cose da fare è quella di sistemare la tensostruttura che praticamente il vento ha già in parte distrutto, e poi credo che ci sia anche qualche lavoro all'interno. Sappiamo che c'è un problema dell'acqua che ristagna nei pressi dell'ingresso. No, ma guarda, il commissario è stato chiaro su questo, aggiusterà le tende, aggiusterà tutto. Ma non è in tempi brevi questo, non è che abbiamo detto la prossima settimana, ma in tempi brevi ce l'ha fatto capire, mentre noi facciamo le domande, ci sistemiamo al comune, ma lui in tempi brevi questo ce lo fa, ce lo ha assicurato, e quindi noi siamo fiduciosi, finalmente possiamo avere un mercatino degno di mercato in una città che se lo merita, che ti posso dire.